Perché la proposta di legge per regolamentare i data center in Italia? In realtà non è tanto per regolamentare, ma per semplificare e facilitare il percorso autorizzativo al momento molto confuso, lungo e addirittura vago, perché pensate che manca persino un codice Ateco per queste attività produttive che sono fondamentali, sono direi quasi il primo pezzo della catena della digitalizzazione del paese. Quindi l'idea non è di chiedere soldi pubblici, sussidi, è un settore che è in forte crescita, economicamente molto sano, ma l'idea è che il nostro paese diventi sempre più attrattivo e quindi che l'iter burocratico e autorizzativo sia sempre più semplice. Questa è l'idea della delega al governo, per questo anche si tratta di una delega al governo, perché il governo la attui e semplifichi. Quindi il ruolo chiave ce l'avrà il governo, quali altri soggetti? Ma sicuramente noi dell'Intergruppo Innovazione, essendo un intergruppo trasversale, lavoreremo, mi auguro, ci sono tanti colleghi che verranno oggi alla presentazione, lavoreremo insieme per rendere attivo e concreto questa delega, perché non è un tema di destra e sinistra. La digitalizzazione è un tema che fa bene al paese, il PNRR ci investe molte risorse, ma il nostro compito della politica è anche abbattere quelle barriere regolatorie e facilitare l'installazione nel rispetto ovviamente delle normative energetiche, ambientali, che infatti richiamiamo nella nostra delega. Ci sono differenze con cloud stranieri, cloud italiani? Qual è l'approccio? No, noi parliamo di data center in maniera molto neutra, nel momento in cui rispettano gli standard di sicurezza, gli standard ambientali e appunto l'iter autorizzativo, non distinguiamo, questo si applica a qualunque data center, poi le scelte strategiche, diciamo, su quali data center usare, per che tipo di dati, più o meno sensibili, quella è una scelta che già esiste in normativa vigente, pensiamo al perimetro nazionale di sicurezza, il cloud strategico nazionale e tante altre iniziative.